Incontro con Enrico Consoli, candidato di SEL alle primarie del laboratorio politico Salva 2012. Enrico, cosa ti ha spinto a concorrere a queste primarie? Ho accettato questa sfida che è così difficile ma al tempo stesso entusiasmante perché ho avvertito un grande entusiasmo sia da parte dei compagni di Sinistra Ecologia e Libertà che mi hanno proposto appunto di essere il loro candidato, sia di tanti amici e tante amiche che non hanno una tessera di partito in tasca. Penso che ci sia da vincere una battaglia molto difficile qui a Sava. Vincere la diffidenza è l'idea che la politica sia qualcosa di sporco, che la politica sia clientele e gestione del potere fino a se stesso. E io invece voglio rappresentare il cambiamento, la politica che si occupa della vita, dei bisogni delle persone in carne ed ossa e che è in grado di tracciare un racconto e una prospettiva per il futuro. Perché sono ottimista e penso che ci siano le condizioni per seminare bene a Sava questa volta. Una nuovissima coalizione, due giovanissimi, tu e Ivano. Che segno è questo per i giovani savesi? È un segnale molto importante. Penso che una delle motivazioni alla base anche della mia decisione di concorrere alle primarie sia legata proprio a questo. Bisogna dare un segnale forte alle nuove generazioni che sono fondamentali per risollevare le sorti di un paese come Sava. Io non posso immaginare un paese in cui la politica è affidata a una classe dirigente antiquata e che molto spesso si è dimostrata, incapace di affrontare le sfide che questo paese aveva davanti. Bisogna che i ragazzi scendano in campo e si mettano a disposizione. E vedete, è già successa una cosa molto importante in questi giorni, perché dopo l'avvio della campagna elettorale per le primarie è nato un laboratorio di buone pratiche, di idee, che si chiama Sava Lab e che ha proprio questa ambizione, quella di aumentare la partecipazione giovanile. E poi devo dire la verità, io sono un po' il figlio di questa terra che va in un altro contesto, va a farsi le ossa, matura delle esperienze e poi le vuole mettere a disposizione della sua comunità. E sa meglio di me, lei Caforio, che ci sono un sacco di giovani savesi talentuosi che vivono magari in altre città di questa regione oppure vivono fuori dalla nostra Puglia e che guardano sempre con attenzione a quello che succede a Sava, sperando un domani di poter tornare. Ecco, io faccio mio quello che era il motto un po' della campagna elettorale anche di Vendola nel 2005. Mi piaceva molto quell'idea per cui si diceva ai fuorisede che dovevano non tornare per votare, ma votare per tornare. Tu e Ivano siete molto simili, però quello che noto nel nostro giornale è questo. Tu hai una concezione idealistica, Ivano ha una concezione, o meglio, ha un'esperienza oltre che politica, amministrativa. Ti scoraggia questo? Assolutamente no. Io penso che la politica, quando è appunto passione civile, quando è una visione della società, e quando è anche una presa di posizione forte su quelle che sono le questioni più dirimenti del nostro presente, è in grado di guidare anche persone che magari non hanno un'esperienza amministrativa, ma che possono piano piano maturarla, e però se non c'è una prospettiva, diciamo, di ampio respiro, essere dei tecnici non aiuta a risolvere i problemi di una comunità. Sta passando l'idea che io non condivido affatto, per cui sostanzialmente destra e sinistra uguali sono, e appunto abbiamo un governo di tecnici, di professori che dovrebbero risolvere i problemi del nostro paese. E io invece penso che ci sia bisogno di politica, quella con la P maiuscola. Politica. Il centro-sinistra classico ha perso SEL. Che segno è questo secondo te? Ma io penso che Sinistra Ecologia e Libertà abbia fatto una scelta importante, quella di prendere atto che non c'erano più le condizioni per far parte di questa maggioranza, che ha disatteso le aspettative di buona parte del popolo savese. E ha deciso di avviare questo laboratorio per l'alternativa insieme a Sava in Movimento, l'Italia dei Valori e altre realtà che appunto magari non si identificano in una sigla in questo momento. Credo che però bisogna ragionare anche con una prospettiva di lungo respiro, cioè noi siamo in campo anzitutto per seminare, anzitutto per ridare dignità alla lotta politica. Non abbiamo l'assillo di vincere, anche se ci proviamo ovviamente con tutti i modi possibili. Però
Penso che anche il centro-sinistra faccia bene questa situazione, per riflettere sugli errori che sono stati commessi e per, chi lo sa, magari un domani poter rinascere con un'altra forma e con persone anche nuove, un'altra classe dirigente. Disegniamo uno scenario. Il 4 marzo tu vinci le primarie con Ivano, il 9 maggio vinci le elezioni e diventi primo cittadino di Sava. Chiameresti Ivano ad essere il tuo braccio destro? Assolutamente sì, ovviamente poi le valutazioni sulla squadra competono anche alla coalizione, quindi diciamo è un ragionamento molto molto prematuro, però io apprezzo molto le capacità di Ivano e quindi perché no? È una strana sfida quella fra noi due, chiaramente come ho detto prima magari lui viene più associato a una visione tecnica della politica, io invece ho una prospettiva differente, qualcuno mi considera un po' idealista, ma in realtà penso che questo sia vero fino a un certo punto, però sarebbe bello effettivamente far parte dello stesso team. Ultima domanda anche a te, cosa vorresti dire ai nostri videolettori in virtù del 4 marzo imminente che dovrebbe sancire il candidato ufficiale della coalizione di Sava del suo laboratorio politico 2012? Io mi aspetto che i savesi colgano questo vento di cambiamento e che vadano in ottimo numero a votare alle primarie il 4 marzo. Da parte mia, io sento sulle mie spalle una responsabilità che è molto grande, che è quella di non deludere tanti cittadini e tante cittadine che si stanno finalmente riappassionando alla lotta politica. C'è bisogno però di tutte le energie migliori di questo paese per farlo rinascere e poi c'è bisogno di una classe dirigente che faccia di Sava non più una terra di conquista in tempi di regionali o di provinciali come è stata in questi anni, ma un paese che possa contare di più e che possa contare di più a Taranto come a Bari e come a Roma. E penso che insomma io ho accettato questa sfida anche per quello, perché il futuro è già qui. E qui ora si tratta di avviare il cambiamento e spero di poterlo fare con tanti di voi a partire dal 4 marzo, ma poi insomma costruendo un percorso appunto che abbia una prospettiva più lunga.